oggi facciamo patate con besciamella al forno. Occorrono 800 g di patate, fate lessare per 30 minuti in acqua bollente. Per la salsa occorrono 40 g di farina, 40 g di burro, 250 ml di acqua col dado, brodo, 250 di latte e 2 cipolle tritate fine. Le patate io già le ho lessate, fatte a fette di mezzo centimetro. Ah, che sono calde! Andiamo a preparare la salsa. In una padella mettiamo il burro e la facciamo sciogliere. Aggiungiamo la cipolla e la lasciamo imbiondire, non rosolare, imbiondire. Dopo averla fatta imbiondire, ci buttiamo la farina e mescoliamo. Veloce. Facciamo rosolare un po' la farina. Abbiamo di nuovo il brodo e il latte. Mescoliamo schiacciando per evitare eventuali grumi e cuociamo per 5 minuti. Vi aggiungo un po' di sale. E la noce moscata. Passati 5 minuti, ci versiamo dentro le patate. E mescoliamo per farle insaporire. E versateli dentro. Mettete in forno a 220 gradi il tempo di gratinare. Ed ecco usciti dal forno, belli gratinati. Buon appetito!